Ciao amici delle fate, come state? Oggi modelleremo un coniglietto da portare sempre con noi, appeso al collo, vicino al cuore. È infatti un piccolo gioiello fatato. Sono partita come al solito da una pallina di pasta polimerica e ora sto modellando il corpo. Ora con una pallina più piccola inizio a modellare la testa. Faccio i fori per gli occhi. E poi pensiamo ai piedoni, che sono importantissimi per un coniglio. Noi li battiamo forti a terra quando sta per arrivare un nemico, per avvisare tutti quanti. Oppure quando siamo tanto arrabbiati, tipo quando l'umana non ci dà le carote. Ma che scostumato! Allora iniziamo a modellare il nasino e la bocca, per brucare l'erbetta e mangiare le carote. Metto le zampine anteriori. Poi i piedoni ancora. E a questo punto inizio a modellare il pelo. Guarda che è difficile modellare e filmare insieme. Sono sicura che i nostri follower saranno molto più comprensivi di te. Ma chissà. Ma voi mi perdonate, vero? Ora
Ora pensiamo a modellare le orecchie, lunghe a punta come quelle delle fate. A questo punto è il momento di inserire gli occhi, che sono due palline di pasta polimerica nera che ho già precotto. E anche il nostro coniglietto è pronto per una sua precottura. Poi, una volta cotto e raffreddato, vado a correggere le eventuali imperfezioni aggiungendo delle piccole quantità di pasta. Una cosa importante che sa solo chi è amico dei conigli e li conosce da vicino è che i coniglietti non hanno cuscinetti plantari e che sotto le zampine hanno un pelo folto e morbido. Questo perché queste creature fatate si sono evolute per correre e saltare sui prati ricoperti di erba soffice. Ho applicato il gancio aggiungendo un po' di scalpi back and bond, ma può andar bene anche della colla vinilica. E poi ho sigillato tutto con uno strato sottile di pasta. Per la verità, la codina in questo caso non servirebbe perché è un ciondolo, ma io gliela metto lo stesso perché la codina è molto importante per i conigli. Dopo la cottura ho dato un tocco di colore con i colori ad olio alchilici. Sul nasino. Sulle orecchie e poi appena una sfumatura sulle zampine e qua e là, che in realtà non c'è, ma ci sta bene. Ho poi lucidato gli occhi e lievemente il muso con Elisabavelka Magic Gloss. Ed eccolo qui, il nostro coniglietto è pronto per accompagnarci nelle nostre prime passeggiate di primavera, saltellante tra i prati e gli alberi in fiore. Attenzione però a non perdervi nei cerchi fatati, perché la prossima settimana noi vi aspettiamo qui con un nuovo video. Se questo vi è piaciuto, mettete mi piace e condividete. Se avete domande, scrivetecele nei commenti. E mi raccomando, cosa importantissima, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nemmeno un video. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao!